Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo del senso ritmico. Cantare in libertà. Ti capita di non riuscire ad andare a tempo con la musica? Andare spesso fuori tempo? Bene, il senso ritmico è uno proprio dei sensi che noi abbiamo dalla nascita. Quindi, come noi nasciamo con i nostri cinque sensi famosi, che sono la vista, l'olfatto, il tatto, l'udito e il gusto, ho studiato. Così nasciamo anche con un senso ritmico, ben affermato già dai primi giorni della nascita. È stato proprio studiato che è un fattore innato il senso ritmico. Quindi, se tu ce l'hai, è un dono e va bene. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Questo strumento, ormai digitale anche lui, è il metronomo che potete scaricare come app da qualsiasi telefono o acquistare in un negozio di musica. Ci dà il senso ritmico e ha le diverse velocità. Per esempio, questa è una velocità 100, ta, 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 ta. Che noi possiamo seguire per provare a migliorare un po' il nostro senso ritmico, cercando di battere allo stesso tempo del metronomo. Poi possiamo rallentarlo un po', velocizzarlo. Cercando di fare degli esercizi proprio con le mani. Ta, ta, ta. Vedrete che un po' riuscirete ad entrare in un meccanismo, in un mood ritmico, però poi quando noi andiamo a suonare, a cantare, quella sorta di vuoto, quando non abbiamo un attacco preciso, dobbiamo entrare in una canzone, non sappiamo bene quando, quello un po' rimane. Quindi comunque noi possiamo cantare, soprattutto oggi con il karaoke, noi mettiamo lo schermo dove le parole si accendono quando noi dobbiamo cantare, cantiamo lo stesso e ci divertiamo con gli amici. Oppure se abbiamo un amico strumentista che suona la chitarra, il pianoforte e ci vuole accompagnare, lui sarà bravo a seguire un po' i nostri tempi. Se andiamo fuori tempo ci può seguire. Quindi comunque si può cantare, però difficilmente chi non ha il senso ritmico potrà fare la professione del musicista o comunque cantare con gli altri. Questa è una notizia un po' triste, però è così. È come se, non lo so, una persona nasce senza la vista e non potrà fare il pilota di aereo, che ne so, ma semplicemente farà un altro lavoro. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.